Personale nell'Horeca 4 su 10 sono difficili da trovare. Turismo Slow al Giro d'Italia che ripercorre le tappe del gusto. Al via il Meat Massari Revolution, tre eventi in programma. All'Eurovision Song Contest si mangerà al ristorante Europa e fra una canzone e l'altra non mancheranno altri gustosi momenti. Torniamo sul problema della mancanza di personale nell'Horeca per aggiornare i dati. Ristoranti e hotel fra maggio e luglio sono in cerca di 387.000 persone, un numero record, praticamente un incremento del 65% rispetto al 2021. Segno che le previsioni estive sono buone, ma anche che molti addetti avevano mollato il lavoro in ristoranti e hotel spinti verso impieghi più stabili. Altro dato che emerge da un report pubblicato su Repubblica, 4 addetti su 10 sono difficili da trovare. Parliamo di turismo slow nello specifico, che promette di girare molto bene. Non per nulla l'Enit ha deciso di promuoverlo attraverso il Giro d'Italia ciclistico, che vanta un seguito di milioni di appassionati che potranno così scoprire il turismo slow e i suoi preziosi giacimenti enogastronomici. Tra le aziende messe in campo 25 guide digitali dedicate alle ciclovie più significative e video ricette web locali per amplificare le tradizioni e le specifiche identità territoriali. Ogni giorno poi un menù italiano per esaltare le eccellenze culturali ed enogastronomiche con le biodiversità di ogni regione. Al via oggi a Mesagne e Brindisi, tenuta Moreno, il primo appuntamento di Meat Massari Revolution, il progetto formativo rivolto ai professionisti e agli appassionati di arte bianca, che ha come protagonista il grande maestro della pasticceria italiana Iginio Massari, la figlia e pastry chef Deborah e Giacomo Pini, consulente marketing e docente Castalimenti. Tema dell'appuntamento sarà la prima colazione. Le altre tappe del Meat sono a Verona il 23 maggio con una masterclass dedicata a zeppole e beignet. Il tour si concluderà a Teramo il 26 settembre con un appuntamento interamente dedicato a Re degli Evitati, il panettone. Al via oggi a Torino fino al 14 maggio l'Eurovision Song Contest, l'atteso festival musicale internazionale dove con la buona musica c'è anche il buon cibo. L'appuntamento è al ristorante Europa, dove attraverso il cibo e la musica pop si creerà un'occasione d'incontro tra culture e personalità eterogenee per mandare un messaggio di comunione tra i popoli. Ce n'è proprio bisogno di questi tempi. Il ristorante Europa sarà un vero e proprio esperimento di cucina, ispirato dal desiderio di superare i confini e le disuguaglianze per un futuro all'insegna della condivisione e della pace. Ancora Torino e ancora il festival con gli eventi Lavazza Experience, il noto marchio di caffè in collaborazione con 2B ha preparato un palinsesto di appuntamenti nella centrale nuvola Lavazza, dove si potrà seguire l'Eurovision Song Contest degustando cocktail e piatti di grande chef. Sabato 14 maggio si terrà la Notte del Rosé, una serata in cui degustare le migliori etichette di rosé del territorio e non solo. E allora eccoci qui con Julio Velasco, mitico allenatore di pallavolo ma anche super mental coach che aveva, anzi ha, il pallino della qualità. Dice: ricerca della qualità non significa perfezione per il semplice motivo che non è possibile raggiungerla. La perfezione quindi è un obiettivo su cui continuare sempre a lavorare. Non c'è limite, non c'è scampo, dovete continuare a lavorare. Vacanza? No, lavorare.